Pedalare è sempre bello, ma oggi si pedala per un motivo davvero importante. Assolutamente sì, è la testimonianza che dopo un trapianto si torna a una vita piena, potendo fare delle scelte in piena libertà. Noi dobbiamo, come medici trapiantatori, uscire dalle nostre sale operatorie e oggi stare accanto ai nostri pazienti o ex pazienti, perché sono loro oggi che stabiliscono il nostro tempo di pedalata. Quindi è estremamente importante questa testimonianza, estremamente importante lo spazio che ci hanno dato. La pedalata per il dono è una realtà che sta diventando un appuntamento costante nella manifestazione per la liberazione. Per molti di loro liberazione significa liberazione da alcuni farmaci, liberazione dalla dialisi, liberazione per coloro che aspettano un cuore da un'assistenza ventricolare, liberazione mentale. La grandezza di questi che sono dei pazienti e testimonial della vita è quello che deve essere un ruolo sociale, che noi dobbiamo iniziare a pensare e a prendere delle decisioni, quello di essere favorevoli alla donazione degli organi. Quando non c'è più nulla da fare, dobbiamo pensare che la tecnologia, che il legame profondo alla vita ci permette quello che è la terapia del trapianto. Un organo oggi è una terapia, ma senza una donazione non possiamo creare questa meravigliosa realtà che è il trapianto e la prosecuzione della vita.